sono state delle cose, dei fatti particolari. Quindi i progetti noi li dovremo comunque valutare, qualora non saremo noi ad organizzare. Faccio un esempio per capirci. Da adesso vediamo se questa settimana o la prossima settimana, quindi dovremo il prossimo, l'altra ancora, dovremo fare la commissione per il trofeo Facchetti. Il trofeo Facchetti lo organizza il Consiglio di Zona, ma non è il Consiglio di Zona che va a cercare le squadre e tutto il resto. Noi abbiamo dato dei criteri, sulla base di quei criteri viene organizzato. Quindi le società di calcio a rotazione organizzeranno ogni anno il trofeo Facchetti. E così è per il carnevale. Se poi ci sono associazioni che hanno già presentato e potranno essere prese in considerazione, quello non spetta a noi dirlo, perché a questo punto noi ne mandiamo a. Dopodiché, da oggi in avanti, o quando sarà, credo a fine mese, da prima di primi di marzo, adesso non so esattamente, ci sarà in vigore ufficialmente la questione dei 45 giorni, e comunque i 45 giorni o la trimestralità prevedono che uno deve prendere in carico e portare in commissione la documentazione, se non è roba organizzata ancora dalla commissione, della Costituzione, eccetera. Quindi credo che la mia discussa anche in commissione, penso di aver dato la risposta che volevo dare. Grazie. Capogruppo Perego. Sì, ha ragione. Grazie mille, io purtroppo non faccio parte della sua commissione e non ho ben compreso alcune cose. Ovvero noi oggi con questa delibera andiamo a stanziare 6.000 euro, ben 6.000 euro per andare a realizzare il carnevale sulla zona 9. Quindi ripetiamo che vogliamo fare il carnevale. Arriveranno delle proposte agli uffici che dovranno valutarle. Ma in base ai criteri che avete stabilito in commissione, cioè mi manca una parte, cioè come verranno valutate le proposte? Cioè, lei dice, parlava del torneo Facchetti che ha organizzato da noi, poi ci sono dei criteri in base ai quali chi organizza deve seguire. Per il carnevale ho perso il pezzo del quale, e non lo vedo, la delibera che si specifica i criteri per i quali poi gli uffici valuterà una proposta piuttosto che un'altra più valida o più meritoria. Grazie. Consigliere Presidente Tucci. Grazie. Allora, intanto devo una risposta al capogruppo La Terza. La sua richiesta è bella, perché noi abbiamo provato a dare negli anni scorsi un tema come consiglio di zona a chi poi avrebbe organizzato il carnevale, ma alla fine abbiamo dovuto abbandonare l'idea e ogni anno cambiare il tema, per un semplice motivo, che già adesso credo che l'arcivescovo, non so chi, come la FOC organizza il carnevale e già oggi dà un tema, e quindi le parrocchie che volessero partecipare all'organizzazione del carnevale hanno già il loro tema. Allora dovrebbe dire alla FOV di non mettere un tema per quanto riguarda la zona 9, ma è impossibile perché vale per tutta la regione Lombardia, ed è questo il motivo per cui questo percorso di temi diverso ogni anno non è possibile affrontarlo. Noi quando ci abbiamo provato siamo arrivati a lunghe discussioni perché non si poteva tornare indietro rispetto alla decisione della FOV, quindi questo è il motivo per cui non è, a me piacere non è fattibile. Per quanto riguarda invece il capogruppo Perego, noi l'anno scorso abbiamo dato come segnale di valutazione anche in commissione e così via, che ci sia quantomeno la territorialità delle associazioni, che le associazioni lavorino sul territorio della zona 9, che non siano nate oggi per fare il carnevale domani mattina, cioè poi dopo chiunque potrà presentare la sua richiesta e ci saranno anche
non lo so adesso, ci sarà chi è più territoriale, chi non lo è, si metteranno insieme le varie associazioni, parrocchie e scuole, non lo so, lì sta a chi vuole organizzare, come pensa di organizzare il casinale. Noi più che dire di tenere conto delle associazioni che hanno una storicità sul territorio della zona 9, che hanno già esperienza nell'organizzazione del carnevale, è una segnalazione che possiamo fare, non è che possiamo imporre come metodo primario. Quindi questo è quanto. Grazie. Scusate, ma sì, mettiamo appunto in votazione l'emendamento di Jacopo Rossi con la modifica appunto del riporto. Chiudiamo la votazione. Presenti 29, favorevoli 21, contrari 3, astenuti 5, approvato. Mettiamo quindi in votazione l'intera delibera così come emendata. Siamo in fase di votazione della delibera. Chiudiamo la votazione. Presenti 28, favorevoli 26, contrari 0, astenuti 2. Approvato. Mettiamo in votazione di mediazione di attività. Siamo in fase di votazione di mediazione di attività. Chiudiamo la votazione. Presenti 23, favorevoli 23, contrari 0, astenuti 0. Approvato. Passiamo quindi al punto successivo, mozione relativa al ripristino della legalità in via di Enna. L'approvata 4, la parola al primo firmatario proponente, consigliere Fede, capogruppo Fede Pellone. Grazie Presidente, ma non sto a leggerla, sto soltanto a riassumere un attimo la vicenda che ho presentato già la settimana scorsa e ringrazio che si riesce già a discuterla oggi, perché penso che sia una cosa importante non solo la vicenda del ripristino della legalità, ma la cosa in sé, cioè questo spazio, è uno spazio comunale che tra l'altro come consiglio di zona abbiamo portato a bando e c'è in corso un bando comunale per far sì che qualche associazione possa non solo metterla, ripristinarla eccetera, ma renderla anche fruibile per la cittadinanza. Quindi ritengo che sia urgente che venga prima sgombrata e poi resa nuovamente fruibile a tutti i cittadini con questa attuazione del bando. Ricordo che ne abbiamo parlato anche a ottobre e già ai tempi era iniziata una timida occupazione che poi col tempo si è protratta e adesso è diventato veramente uno spazio dove c'è un bar abusivo e quindi anche ci si fanno delle iniziative pseudo commerciali in barba a qualsiasi legge sia di sicurezza che HCCP, e quello che è scocciante è che è vicino anche a uno spazio occupato dalla polizia locale e nonostante questo non si riesce ancora a trovare una soluzione. L'ho presentata come minoranza, ma i toni sono tali che mi auguro che possa trovare la condivisione da parte anche della maggioranza, perché l'obiettivo secondo me è quello di ridare questo
questo spazio alla possibilità dei cittadini e delle associazioni di poterlo vedere, di poterci andare a fare il sopralluogo per poterlo poi al più presto far assegnare dal comune a un'associazione o a un gruppo di associazioni e poi riconsegnarlo alla cittadinanza. Grazie. Capogruppo Indovino. Grazie Presidente. Sì, il problema mi sembra evidente a tutti ed è fastidioso che con un bando aperto che cerca di ridare spazio alla città ci siano persone che pensano di poter stare fuori dalle regole e di occupare spazi. Fatemi dire questa cosa a margine perché ci tengo particolarmente. Trovo soprattutto fastidioso che lo facciano dei ragazzi perché ci sono un sacco di persone che in questo momento si assumono anche il rischio di partecipare a dei bandi, fare delle associazioni, spendere anche del proprio denaro per mettersi in gioco all'interno delle regole. È irrispettoso innanzitutto nei confronti di questi ragazzi che tentano strade dentro la legalità che ci siano altre persone che invece abusano di spazi che proviamo a mettere a disposizione. Faccio due emendamenti che spero vengano recepiti, che sono un po' invasivi. Quindi. Allora, il primo riguarda l'eliminazione, spiego anche il motivo, se no. Il primo è l'eliminazione dei due paragrafi relativi al premesso che, non tanto per sminuire il problema, io credo che bisogna stare sul punto, cioè lì il problema è di ripristino di una situazione di legalità, dopodiché non è un problema di elevato pericolo e di ordine pubblico, cioè non è che lì insomma ci fabbricano le molotov per intenderci, sicuramente c'è una lesione della legalità, dall'altra parte bisogna che ci sia un ripristino e quindi chiedo che vengano tolti i primi due paragrafi, così come chiedo per lo stesso motivo che venga eliminato il considerato che, perché non mi risulta dati alla mano che sia vero quello che c'è scritto, e nel testo dell'evidenziato che ci sono due locuzioni che andrebbero anche queste eliminate, non perché non siano, perché non sono vere, molto semplice, perché non corrispondono alla realtà, che sono il ma nulla si è mosso e senza che nessuno muovesse un dito. Questo non è vero, l'assessore, la presidente in prima persona e poi come risposta alla sollecitazione arrivata dalla zona, sia l'assessore Benelli che l'assessore Granelli hanno tentato di muoversi su questo, per esempio il mercatino che era fatto addirittura con la Coldiretti in un cortocircuito di situazioni allarmante, è stato fermato per un periodo di tempo e poi invece è ripreso. Quindi il problema esiste, però qualcosa è stato fatto e qualcosa comunque si è mosso. Quindi presento questi due emendamenti e niente, attendo risposte da chi ha presentato la mozione. Se venissero approvate, ovviamente noi saremmo favorevolissimi a votare la mozione. Grazie. Capogruppo Perego. Sì. Grazie Presidente. No, anche noi abbiamo sottoscritto e condividiamo pienamente questa mozione, anche perché penso ormai già più di 2 mesi fa abbiamo presentato un'interrogazione alla quale, a differenza di quelle pervenute al collega Pellegrini, noi non abbiamo ancora traccia, con la quale chiedevamo le intenzioni dell'amministrazione comunale presso quello stabile che, essendo stato messo a bando, speravamo potesse essere recuperato per l'utilizzo della cittadinanza in breve tempo, perché la situazione attuale non è solo un piccolo e mero fastidio, è una situazione grave che merita e necessita di essere sanata nel più breve tempo possibile. Non capiamo questi ritardi, non capiamo perché non siano stati presi già e allontanati. Qui rischiamo che quell'area faccia la fine di altre della nostra zona che sono da anni sede di degrado e di preoccupazione per i cittadini che vi vivono vicino, e ne cito una a caso che è quella di cui amo parlare, che più volte abbiamo chiesto lo sgombro, che ahimè anche in passato è stato effettuato, di Vialità Modignani. Non è un fastidio, è una necessità, non è un fastidio,
non è che sminuendo la realtà di quello che accade nella nostra città con degli emendamenti si possa modificare la realtà percepita dai cittadini di gravi disagi e grave preoccupazione. Apprezziamo il fatto che il PD voglia sostenere quanto richiesto dal capogruppo Fede Pellone, apprezzeremmo di più una maggiore attività da parte dell'assessore Granelli e più incisività nel suo operato. Grazie. Consigliere Illuzzi. Grazie Presidente, anche noi come Nuovo Centrodestra siamo assolutamente favorevoli a questa mozione di buonsenso presentata dal capogruppo Fede Pellone, per cui voteremo a favore. Io volevo, in realtà ci sono degli errori all'interno della mozione che non so se presentare degli emendamenti apposta o semplicemente perché proprio di grammatica o facciamo finta di niente, perché nella parte finale è scritto necessaria affinché vanga ripristinata. Volevo sostituire la parola venga con la parola vanga, non so se e poi nell'oggetto abbandono di spazi comuni che potrebbero essere valorizzati l'impegno della zona 9 virgola l'impegno che potrebbero valorizzare l'impegno della zona 9, non so presentare un emendamento sul lo trattiamo come un typo, un refuso, va bene. La ringrazio per le segnalazioni, in effetti c'era qualcosa che non tornava. Consigliere Esposito. Grazie Presidente. Il mio intervento a integrazione di quello che ha già sostenuto il capogruppo, presentando gli argomenti e le motivazioni degli stessi. È giusta questa mozione ed è giusto intervenire tempestivamente sulla liberazione degli spazi, sullo sgombero. Questo alla luce anche di una riflessione un po' più sottile che mi permetto di sostenere. La vicenda dello sgombero, ossia della disponibilità dei locali, non è slegata alla vicenda del bando. Il nostro bando, infatti, che è stato ampiamente discusso in questa commissione, nella commissione Case Popolari, ed è stato approvato da questo Consiglio, è un bando ambizioso, è un bando impegnativo, che senz'altro gratifica il lavoro di quest'Aula, ma che richiede un grande sforzo da chi ha intenzione di cimentarsi a dare vita nuova a quegli spazi. Ebbene, non c'è miglior garanzia per chi occupa se non un bando che vada deserto, e una condizione per cui il bando vada deserto è senz'altro la condizione di degrado in cui adesso versa. Quindi se noi vogliamo ottenere un risultato positivo, sia che quel bando vada vinto e quindi che qualcuno si impegni seriamente in quegli spazi, occorre anche che gli stessi siano nelle condizioni migliori per essere visitati e per poter essere immediatamente presi sotto il controllo di chi vorrà impegnarsi. Grazie. Grazie, non ci sono altri interventi, quindi do la parola al capogruppo Fede Pellone per le eventuali repliche, per sapere se accetta gli emendamenti proposti. Allora, accetto anche i due punti nell'oggetto valorizzati, due punti, l'impegno della zona potrebbe andare bene, quindi era un refuso quello lì. Allora, l'obiettivo di questa mozione non è una mozione che deve ribadire alcuni concetti o deve fare la distinzione tra la maggioranza e la minoranza, perché questo lo si vede nei fatti. L'obiettivo è invece quello di agire, di far sì che ci fosse un reale impegno, e mi fa piacere che di tutta la zona, su determinate cose. Quindi accetto il ritiro di parti che, non è che le ho inventate, parti che per quanto mi riguarda, per quanto riguarda i nostri partiti, hanno un senso, perché noi ci sentiamo effettivamente in una situazione di non tanta sicurezza, però ci rendiamo conto che l'obiettivo comune è quello di evidenziare qualche cosa, soprattutto che il Consiglio di zona impegni il Presidente a predisporre gli atti necessari affinché venga ripristinata la legalità per quello spazio, perché l'obiettivo è ridarlo al più presto alle associazioni, alla vita della cittadinanza, perché quello è uno spazio importante, tra l'altro anche bello, ed è vicino ad altri luoghi di aggregazione. Mettiamo quindi in votazione la mozione così come emendata.
Chiudiamo la votazione. Presenti 32, favorevoli 32, contrari 0, astenuti 0, approvato. Passiamo al punto successivo. Mozione relativa al concorso internazionale di progettazione della ludoteca Padiglione Infanzia in Via di Castiglia. La parola al primo firmatario, consigliere Agnus Dei. Grazie Presidente. Questa mozione l'ho scritta. Ringrazio anche il Presidente che ha inoltrato le foto e una mail inviata da alcuni architetti che hanno rifiutato di partecipare a quel concorso. Io ero già in contatto con altri architetti che invece stanno partecipando, ma lo fanno in modo molto guascone perché proporranno un progetto molto particolare. Non so cosa guarda. Questo qui è un concorso a cui hanno partecipato 310 architetti e c'è un primo premio in denaro, quindi è probabilmente anche per quello che è molto partecipato. Comunque riguarda una ludoteca per ragazzi e per bambini diversamente abili nell'area della Biblioteca degli Alberi. Il problema della zona che è stata scelta è che è all'ombra, è a ridosso praticamente del nuovo edificio dell'Unicredit, vicino a un parcheggio e è in una zona abbastanza infossata, tra l'altro su un'area in cui ci sono praticamente gli impianti tecnologici, quindi ci sono fogne, c'è tubature, quindi diciamo è molto particolare, è molto disagiata come area. E la mozione chiede all'assessore De Cesare di portare questo edificio di 500 metri quadri, praticamente sono due piani da 250 metri quadri, all'interno della Biblioteca degli Alberi, quindi in zona più consona, arieggiata, soleggiata, più consona al tipo di utenza che sarà presente all'interno della struttura. Grazie. Capogruppo Melone. Sì, grazie. Volevo ricordare che forse il consigliere Agnus Dei non era presente quando una ventina di giorni fa avevo fatto un'interrogazione in consiglio su questo stesso argomento. Era venuta un architetto che voleva partecipare al concorso e ci aveva segnalato questa cosa e l'interrogazione è stata mandata all'assessore De Cesaris, che però purtroppo ha risposto non nel merito delle questioni. Mi ha risposto subito, ma dicendo che il concorso era un concorso che ha un bando che è stato valutato dagli organismi competenti che il progetto sarà realizzato nel rispetto delle normative e che l'opera ha dimensioni ridotte, ma le osservazioni che venivano fatte non erano nel merito della validità del bando, delle dimensioni del progetto eccetera, ma del luogo che è stato scelto per collocare dei bambini che hanno delle condizioni di disagio che possono essere più o meno gravi. E rispetto a questo la richiesta era di considerare un altro luogo sia all'interno del parco sia in altra area, ma quell'area lì è veramente molto brutta per chi la conosce, per chi l'ha vista, per chi la frequenta. Quindi io penso che bisogna invitare l'assessorato. Tra l'altro Milano ha fatto delle cose bellissime per i bambini anche nel passato. Per esempio il parco Trotter, la città del sole per i bambini gracili, è stato fatto in un luogo dove prima c'erano le corse dei cavalli, dopodiché è fallita la società, si è fatto lì un luogo perché i bambini che non potevano permettersi di andare al mare, di
avessero una scuola dove potevano vivere all'aria aperta e curare le malattie polmonari. Quindi, diciamo, nella nostra tradizione cittadina c'è un'attenzione ai bambini e c'è un'attenzione a offrire dei luoghi degni per i bambini. Ecco, questa scelta, nonostante ci sarà un concorso internazionale, quindi i progetti cercheranno di superare questi limiti, non mi sembra all'altezza delle tradizioni della città. Presidente Simi. Sì, no, io intervengo molto brevemente perché volevo semplicemente ricordare che tutte questi, diciamo, queste attività che adesso vediamo attuarsi vengono da molto lontano, nel senso che l'individuazione di questo luogo, questa località per realizzare l'intervento è stata decisa, mi sembra, nella scorsa legislatura. Per cui cioè, adesso noi ci accorgiamo, diciamo così, o meglio, c'è una sottolineatura particolare di questa situazione solo perché c'è stato il concorso internazionale, non per la decisione già presa. Per cui, come dire, non sono in grado di dire in questo momento se si può tornare indietro, non so se mi spiego. Posso condividere il fatto che non sia, diciamo così, la localizzazione migliore. Teniamo presente che riposizionare, diciamo così, le attrezzature previste qui probabilmente non sono, cioè il riposizionamento non è una cosa semplice, diciamo faccio il progetto, poi una volta che lo vinco quell'edificio lo faccio costruire da un'altra parte. Uno, perché ci sono delle regole diciamo che in qualche modo vanno rispettate dal punto di vista delle localizzazioni, delle previsioni, delle programmazioni urbanistiche, per cui magari bisogna rivedere degli strumenti di pianificazione, come dicevo prima, vecchi. Due, non dimentichiamo che ad esempio nel parco della Biblioteca degli Alberi con un po' di fatica siamo riusciti a far inserire il centro civico, no? Ecco, non vorrei che continuare a diciamo così erodere quello spazio con ulteriori edifici poi diciamo così venga meno, diciamo, il carattere diciamo di parco di tutto, per cui di per sé non sono né a favore né contro questo tipo di mozione. Secondo me varrebbe la pena magari eventualmente valutare con l'assessorato le possibilità di interagire ed eventualmente andare a vedere se ci sono delle soluzioni alternative. Perché proporre semplicemente una mozione, si chiede di spostare l'edificio da lì a là, come dire, è molto riduttivo, non, al di là delle premesse che possono essere ragionevoli, ma non ha efficacia, voglio dire. Per cui se vogliamo fare un approfondimento, quindi richiedere delle motivazioni, diciamo, più circostanziate delle difficoltà o meno dello spostamento, secondo me si può fare. Fare una mozione di questo tipo, se, così non so che effetti possa poi produrre, perché il rischio è quello di magari andare a bloccare poi il concorso, perché come sapete bene c'è chi vince un concorso e chi lo perde. Se io vinco un concorso e poi il comune mi fa fare una cosa diversa, chi ha perso mi fa ricorso, per cui non facciamo altro che non fare un buon servizio alla funzione che vogliamo costruire, perché poi c'è chiaramente, appunto come dicevo prima, chi ha perso fa ricorso perché l'edificio non sorge dove doveva essere progettato, e c'è quello che dice io l'avrei progettato diversamente, avrei partecipato, avrei vinto, invece mi avete fatto perdere, e così via. Per cui rischiamo di fare anche, magari non dico un danno, ma non agevolare il percorso
della realizzazione del servizio. Quindi quello che io chiedo, se i proponenti sono d'accordo, di invitare l'amministrazione a valutare una situazione diversa, magari invitando qui i tecnici e ce lo spiegano direttamente senza dover prendere una decisione che magari non possiamo prendere perché ci dicono che tecnicamente è impossibile andare a modificare il bando di concorso, per cui non ci facciamo neanche una bella figura. Grazie Presidente Simi. Consigliere Rossi. Grazie Presidente. Ci risiamo, ritorniamo sul P. Garibaldi Repubblica e ritorniamo sulla Biblioteca degli Alberi, su cui vi ricorderete, mi sembra, adesso parlavo con la capogruppo Melone, un paio di anni fa c'era stato presentato in isola il progetto della Biblioteca degli Alberi. C'è stato poi questo architetto che ci ha giustamente esternato le sue perplessità rispetto a questa ludoteca padiglione infanzia, che effettivamente per un profano come sono io sul tema dell'urbanistica mi sembra effettivamente in una zona non idonea forse all'importanza di questo progetto e all'importanza anche di uno spazio proprio dedicato ai bambini con disabilità. D'altro canto però ritengo che il Presidente Simi abbia ragione a dire che forse all'interno di una mozione possa non essere utile, diciamo, alla causa arrivare subito a chiedere per adoperarsi che l'edificio venga costruito all'interno del parco al di là del percorso pedonale in prossimità di alberi in piena luce solare. Mi sembra che sia una richiesta molto specifica su cui forse varrebbe la pena veramente di trovare un momento con l'assessore, ma direi ancora di più con i tecnici comunali, su cui un po' riflettere su due cose, secondo me. Sullo stato di avanzamento dei lavori della Biblioteca degli Alberi, perché da due anni a questa parte non abbiamo più notizie, e se ci siano effettivamente le possibilità, da un lato, di trovare una zona più idonea all'interno della biblioteca, e se non fosse possibile, allora veramente io preferirei trovare un luogo più idoneo, se fosse possibile, all'interno dello strumento del PI, se non si rischiasse così facendo di ritardare altri lavori anche in spazi diversi dei dintorni. Quindi io propongo, aggiungo un'altra cosa rispetto all'interrogazione che ha fatto sempre la capogruppo Melone. La risposta dell'assessore ammetto che anche a me lascia un po' perplesso, perché nessuno ha mai messo in dubbio che il bando fosse stato regolare o che tutti i regolamenti siano stati rispettati. Quindi io chiedo anch'io al proponente, e non avevo parlato prima col presidente Simi, di sostituire il si chiede con un incontro con l'assessore De Cesaris o con i tecnici del comune per illustrarci l'avanzamento del progetto La Biblioteca degli Alberi, con particolare interesse alle ragioni della scelta di quello specifico spazio per la ludoteca Padiglione Infanzia, valutando la possibilità di uno spostamento. E credo che possa essere il modo migliore per iniziare, diciamo, un colloquio con l'amministrazione, che anche se per una cosa molto più grande come il centro civico, in quel caso ha portato dei risultati. E mi fermo qui. Grazie. Grazie, se non ci sono altri interventi, la parola al proponente. Grazie a tutti i consiglieri per le osservazioni. Diciamo che a me lascia un po' perplesso, va bene, io non ero al corrente della risposta della De Cesari sull'interrogazione. Mi lascia perplesso che che proprio dall'assessorato non venga una proposta diversa in partenza, cioè che si vada proprio, viste le condizioni di quell'area, si vada quasi a punire con una scelta del genere la costruzione di questo tipo di struttura. Comunque accolgo la proposta di emendamento del consigliere Rossi e spero che l'assessore, gli uffici tecnici siano disponibili a avere una commissione con noi in cui ci spiegano la loro decisione su quali fondamenti è stata effettuata. Grazie.
Allora mettiamo in votazione la mozione con gli emendamenti presentati dal consigliere Rossi. Siamo in fase di votazione della mozione emendata. Chiudiamo la votazione. Presenti 31, favorevoli 31, contrari 0, astenuti 0, approvato. Passiamo all'ultima mozione, l'ultimo punto iscritto all'ordine del giorno. Mozione relativa al potenziamento e miglioramento della fruibilità del campo di basket all'interno del giardinetto di Via Giolli. La parola al firmatario proponente, consigliere Pellegrini. Grazie Presidente. Allora, la do per letta perché comunque non è la prima che passa nel Consiglio di zona. No, voglio fare solo una promessa. È giusto spiegare. Questa mozione nasce da delle richieste raccolte in zona di ragazzi che usufruivano di un campetto presente in Viale Suzzani davanti all'asilo nido comunale. Mesi fa c'è stato un progetto di riqualificazione, non si sa per quale motivo è stato trasformato da campo da basket a campetto, a campo di area giochi per bimbi. Non si sa per quale motivo, perché di solito rimane l'origine, insomma, se nasce un campo da basket, se non ci sono grossi problemi e di qua in Consiglio di zona non sono passati, rimane comunque un campetto da basket. Chiaro che se magari in comune avanzano dei giochini e magari c'è un costo minore, è probabile che l'amministrazione possa fare anche una scelta del genere. Comunque sono felice perché c'è un'area gioco, c'è un asilo nido attiguo, quindi viene usufruito dai bambini. È chiaro che chi giocava lì a basket, i ragazzi che andavano a giocare a basket, si ritrovano senza campetto da basket. Quindi nasce da questa esigenza di quartiere questa mozione, che va in qualche modo a chiedere un impegno all'amministrazione per ridare il campetto nel quartiere. Questo campetto si trova a poche centinaia di metri dall'area in cui oggi il campo da basket non c'è più. Ecco, questa era solo una premessa per farvi capire la motivazione per cui è nata la mozione. Grazie. Presidente Motta. Sì, grazie. Allora, intanto, a titolo informativo, quella trasformazione è stata fatta perché qui abbiamo votato per farla. C'è una delibera del Consiglio di zona sottoposta come parere, richiesta di parere dal settore verde agricoltura, abbiamo votato ed è stato trasformato il campo di basket in area gioco. È discussa in commissione ovviamente e poi portata in delibera. Comunque, per entrare nel merito della mozione, nulla da eccepire, il disagio è noto, è conosciuto e la richiesta di manutenzione straordinaria sull'area è già stata avviata. Martedì in Commissione Ambiente vedremo l'elenco e tra le voci compare anche giustamente questo. Questo perché, e posso darvene lettura, giovedì 9 gennaio ho segnalato con una mail chiedendo che la riqualificazione di quel campo da basket venisse inserita in manutenzione straordinaria. Quindi per me si può anche votare, per carità, chiede una cosa che però è già all'attenzione del settore e sta per essere eseguita non appena ci sarà il tempo che lo permette, e martedì comunque ne discuteremo in commissione. Per cui se non viene ritirata, valutate, cioè io personalmente mi asterrò perché non c'è motivo, poi può essere anche bocciata, ci mancherebbe. L'intervento risulta già nell'elenco della manutenzione straordinaria. Sì.
consigliere Agnus Dei. Grazie Presidente. L'intervento del Presidente Motta mi ricorda che noi abbiamo fatto altre segnalazioni proprio, uno era per esempio mi sembra sul campo di Villa Litta, il campo da basket all'interno di Villa Litta, quindi se c'è già un elenco che abbiamo e su cui ci esprimeremo per dare priorità, credo che dobbiamo soltanto trovarci in commissione e decidere martedì e decidere cosa fare e per quale motivo, quindi spingere per farne una piuttosto di un'altra con una mozione mi sembra un po' anche controproducente. Grazie. Se non ci sono altri interventi, consigliere Pellegrini. Io ringrazio il Presidente, mi spiace per l'inesattezza che ho detto, non lo sapevo sul fatto del campetto, della trasformazione del campetto dell'area del campo da basket che c'era davanti, e quindi chiedo scusa perché non conoscevo questa informazione per mia magari disattenzione, e quindi chiedo scusa al Consiglio. Però per il campetto da basket credo che, visto che comunque questo Consiglio, come abbiamo visto dai giornali di zona, prende il merito tutto e non dal proponente, credo che sia importante sostenere la mozione in quanto vada a dare una mano, un aiuto, visto che sappiamo che tutto quello che nasce qua non viene poi realizzato, anzi in minima parte. Riconoscerò anche questa sua affermazione ai cittadini, andrò a raccontare che c'è già una richiesta partita dal Consiglio di Zona 9, c'è già un lavoro, ma questo va a valorizzare, va a rendere più forte l'azione di richiesta che parte dal territorio e dal Consiglio di Zona. Quindi il mio suggerimento è che esca il Consiglio di Zona forte, perché porta avanti comunque una richiesta necessaria e secondo me anche legittima. Dopodiché, quando uno presenta le cose e porta a compimento le mozioni, è chiaro che se uno lo sa prima e se voi magari ci lanciate gli elenchi prima, noi certo che sappiamo magari, e non magari chiaramente non vado a proporre, non andiamo a proporre delle questioni già in trattazione. Io chiudo, io spero che condividiate la mozione, vi ringrazio. Vicepresidente Lo Consolo. Grazie Presidente, come per quanto riguarda le scuole sono contraria a presa in analisi di singoli elementi quando si deve confrontare la situazione generale e decidere le priorità, così anche in questa occasione io voterò contrario, perché non si può prendere in esame semplicemente il campo da basket di via Thomas Mann disinteressandosi del campo da basket degli altri campi da basket presenti sul territorio della zona 9. Grazie. Io dico semplicemente una nota tecnica: per me è assolutamente impossibile poter sostenere questa mozione, non fosse altro che non posso chiedere la possibilità di riqualificazione di uno spazio, in questo caso di un campetto da basket, laddove è già prevista la manutenzione, cioè nell'elenco è già previsto questo campo da basket. Quindi non posso firmare, sottoscrivere un documento dove si chiede di valutare la possibilità di potenziare quando agli atti, diciamo, c'è già una richiesta di manutenzione in questo senso. Consigliere Abbiati. Presidente, mi ha pungolato, mi tocca. No, perché siccome dice questa cosa giusta, può anche essere condivisibile, però la stessa situazione mi sembra quella della rotonda di via Vincenzo da Seregno, che era già in programma a gennaio del 2013, siamo a gennaio del 2014, e non è stato fatto. Comunque la mozione di
Gesmundo è stata votata, nel senso, va bene, io nel senso faccio notare solo questo, siccome c'è più, non è la prima volta che si usano due pesi e due misure su mozioni simili, che quantomeno non trattano argomenti non identici ma sono similari come impostazione, se poi questo come volete, nel senso quello. Siccome il consigliere Abbiati mi ha pungolato, rispondo semplicemente che qualora, non dico un anno, ma neanche sei mesi, fra tre mesi non si realizzasse quanto è previsto dallo schema della manutenzione, allora sarò la prima a sottoscrivere una qualsivoglia mozione presentata da qualsivoglia consigliere di qualsivoglia partito. Consigliere Luzzi. L'ho pungolato, però... No, da chi mi ha preceduto, perché se dobbiamo prendere come esempio il fatto che c'è una pianificazione da parte di questa amministrazione, bisogna tener conto di tutti i problemi della zona, eccetera, e non guardare il problema specifico, io faccio un esempio su un caso analogo che però riguardava le strisce blu famosissime dell'ambito 43, strisce blu di via San Glicerio, che avete detto no, pur essendo d'accordo sul tema, però verranno fatte le strisce blu, è già previsto il piano per metterle in questa via, in tutta l'area di 43 sta fatta, in quella via non è stata ancora fatta, per cui secondo me sul problema specifico bisogna intervenire e sollecitare l'amministrazione, per cui pungolato io voterò favorevolmente a questa mozione. Mettiamo in votazione. Siamo in fase di votazione. Chiudiamo la votazione. Presenti 31, favorevoli 10, contrari 19, astenuti 2, respinto. Era l'ultimo punto iscritto all'ordine del giorno. La seduta è chiusa.